Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Gaia e questo è il mio canale. Nel video di oggi vi farò vedere tutta la mia makeup collection. Se la possiamo chiamare così, non è niente di magico, splendente, sorprendente perché sì, però la mia makeup collection da quindicenne. Cominciamo con il video. Prima di iniziare andatemi a seguire su Instagram e su TikTok e iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Mettete mi piace, ciao. Questo video lo vedrete tipo per Pasqua, quindi sì, buona Pasqua. Tutta la mia makeup collection, diciamo, si trova qui dentro. Qua appunto ci sono i rossetti o comunque le matite. E qui invece c'è tutto il resto. Allora, non so da dove iniziare, seriamente non so da dove iniziare. Ok, vi faccio vedere cosa tengo qua dentro, andiamo così. Allora, nel primo quadro, che è questo per dire, ho messo la cipria, quella che uso attualmente, cioè questa qua della Wycon. Che già è la seconda volta che compro, mi sembra. Sì, è la seconda volta che compro. Poi ho messo il mio illuminante di Fenty, che già avete visto 3000 volte. Una vecchia scatolina di una cipria che avete visto nel video dove mi trucco con la Naked It. Questo qua è il vecchio scatolino della cipria di prima. E poi ho messo vari specchietti. Un fondotinta di quando avevo 3 anni che lo usavo per giocare praticamente. E un blush di Sephora che però è brillantini, quindi mi fa un po' schifo. Però non voglio buttarlo perché io sono convinta che nel mio cuoricino che prima o poi mi servirà. Quindi sto aspettando quel momento. E il carbone vegetale. Quando l'avevo comprato tipo 2 anni fa l'avevo piazzato qui e non l'avevo più tolto, neanche se è scaduto. Controlleremo adesso. È scaduto ragazzi, perché gennaio 2019, non so se potete vederlo, comunque è scaduto, quindi lo levo perché si deve buttare. Nel secondo riquadro, che è appunto questo, c'è una trousse, una di quelle che hanno tutte le ragazze quando fanno 9 anni, quelle che regalano tipo alla comunione. A me l'avevano regalata la comunione, me l'aveva regalata la mia parrucchiera, che adesso non è più la mia parrucchiera perché mi taglio i capelli da sola, però era la mia parrucchiera alla comunione, ed è questa. E devo dire che a volte l'ho usata, ma solo per questo e per... Niente, mi sa che ho usato solo questo, però devo iniziare a rivalutarle queste cose, perché io le ho qui, ma poi essenzialmente non le uso mai. E quindi poi quando le vedo dico, potrei usarle, però tanto tra 2 minuti me lo dimentico e non le userò mai, perché lo so. Poi ho questa cipria che avete già visto nel video di Beauty Bay, che è quella della Revolution, e io devo dire che ho ancora dei pregiudizi, infatti, però sono stata un po' cattiva. Cioè, l'ho usata 2 volte, ho visto che era brutta, ho detto no, ciao, non la userò mai più. Però devo usarla, perché sì. Poi ho questa qua, che è tipo una specie di terra, però con i brillantini dell'Avon, che aveva comprato mia madre secoli fa, però lei non lo usava, quindi l'avevo presa io, convinta di usarla, ma non l'ho usata. Però comunque la tengo io perché è più probabile che la utilizzi io. E poi c'ho la mia, se riesco a prenderla perché sono un incapace, terra, quella storica, quella che vedete in ogni video, quella che tutte le mie amiche mi criticano perché dicono che fa schifo, ma a me piace. Quindi la uso lo stesso. Che è questa qua, che sarà di una marca scrausissima, però io c'ho questa e io onestamente ci trovo anche bene. E mi fa anche tanta simpatia, però è rotta. Questo qua è quello che ho messo nel secondo riquadro. Non so se si dice riquadro, però io dico riquadro. Adesso passiamo al terzo, che è questo, dove c'è un'altra delle tipiche trousse. Ma questa è proprio l'inutilità in persona, me l'aveva regalata mia sorella, quindi ciao sorella. Però onestamente, devo essere onesta con te, io non l'ho mai usata. Ma tu mi puoi regalare seriamente? Cioè è bellissima di fuori, per carità, è bellissima, perché mi fa troppa simpatia. Ma è una trousse di lucidalabbra. Come tutti sanno nel mondo, i lucidalabbra sono una delle cose più inutili che mettono nelle trousse. Mia sorella ha avuto la geniale idea di comprarmi una trousse solo di lucidalabbra, perché è un genio. Poi c'è una pezzuola per gli occhiali, non sapevo fosse qui. E poi ci sono i miei 2 correttori, che sono questi qua che già avete visto, questo qua della Essence e questo qua dell'Avon. E poi ci sono le mie 2 beauty blender di beauty blender, le mie 2 spugnette di Primark, che sono bellissime. Quindi se andate a Primark compratele, perché costano pochissimo, sono spettacolari e io le amo ogni giorno di più. Adesso passiamo all'ultimo riquadro,
piccolo scompartimento, come lo vogliamo chiamare, lo chiamiamo, che è questo qua, dove c'è un'altra trousse inutile, e tipo la mamma di quello là piccolo. E questa qua è stata regalata tipo da alcune mie amiche per i 9 anni, presumo, lì. Allora, questa qua è come quella, però c'è, diciamo che l'ho usata di più. Infatti è un po' più... si vede che è un po' più utilizzata, ma proprio poco. Cioè, infatti qua c'è ancora la plastica, perché io la continuo a mettere. Ho usato tipo questo correttore a volte, perché io sono bianco cadavere. Questo qua è bianco cadavere, quindi era carino. E poi si tipo settava da solo, non aveva bisogno di cipri, era spettacolo. Però poi ho smesso di usarlo, non ricordo il motivo. E qua c'erano 2 matite che sono scomparse in realtà, e le ho ancora, però non le uso mai. Poi c'era questa spazzolina piccola, che a volte uso per andare in giro, perché ho la mania di portarmi le spazzoline, soprattutto tipo, che ne so, ai compleanni, non so perché, mi porto le spazzoline. Soprattutto se ho i capelli lisci, perché li devo pettinare. Poi passiamo al primo riquadro grande, che è questo, dove possiamo trovare prima il mio fissante della Wacom, che ancora non è finito perché non lo uso sempre, anche perché di solito quando mi trucco così mi trucco per un'ora, quindi chi se ne frega di fissare tutto. Sì, io sono un pochino così. E poi c'è un'altra delle classiche trousse, però questa qua la amo, perché questa qua mi piace, perché guardate, dalla coroncina esce la matita, cioè è carina. Ops, non l'aprivo forse da tanto, c'è un problemino. Comunque è bellissima, però tipo gli ombretti sono finiti da tutte parti, tipo quasi è sporcata tutta. Però vabbè, rispetto alle altre davvero mi piace un sacco, infatti l'ho usata di più delle altre. Anche qua c'è un illuminante che io ho usato come ombretto a volte, perché non mi ispiravo un illuminante. Poi ho il mio eyeliner della Kiko, che però non uso quasi mai, sia perché mi sa che ormai è finito, bello che è andato, quindi lo posso anche buttare, sia perché non mi ispira più di tanto. Questa cosa che è tipo un illuminante, non è un illuminante, è tipo un eyeliner tipo colorato, però non mi piace, però lo tengo, del tipo non si sa mai, per carnevale, quelle cose che tu tieni per carnevale, io tipo ne ho un sacco. Poi c'è questo fissante che l'avete sempre visto nel video di Beauty Bay, e anche questo qua ho dei pregiudizi nel mio cuore, non l'ho più usato. Cioè l'ho usato davvero pochissime volte, perché io ho la sensazione che mi squaglia il trucco, quindi io non lo uso perché mi squaglia il trucco. Poi c'ho soltanto lo scatolino del mio gloss di Fenty Beauty, che mi sa che è qua da qualche altra parte. Poi c'ho questo mascara che non uso quasi mai, che è della Wacom, però non mi ispira troppo. Proprio da quando me l'ha comprato mia madre, non so perché mia madre era presa bene, è tornata a casa che aveva questo mascara e ho detto ok, grazie, ma no. L'ho usato poche volte, però comunque non fa proprio schifo. Poi c'ho questo ombretto di Hello Kitty viola, ma io non riesco a buttarlo perché mi ricorda quando me l'hanno regalato, io non riesco a buttarlo. E poi solitamente ci metto anche delle cose, ci metto anche questo eyeliner, che è quello che uso sempre, che io amo, che ho messo anche adesso. Questo mascara, che è quello che uso sempre perché io amo e ho messo anche adesso. E poi la matita per le sopracciglia, che non la amo, non la uso spesso, però a volte è quella che uso, diciamo, quando devo mettere, perché non ne ho altre. Quindi in questo scompartimento, nel primo grande, è quello dove metto più cose, diciamo, alla fine. Adesso passiamo all'altro riquadro grande, dove appunto tengo, all'inizio ci tenevo maschere per il viso, comunque cose per la skincare, poi le ho tolte perché le ho messe ai lati del cassetto, perché questo qua appunto lo metto nel mio secondo cassetto del comodino, e nei bordi rimane ancora spazio perché non lo occupo tutto, e lì metto le creme eccetera. Se volete poi vi faccio vedere anche la mia skincare collection, non so se sia così, penso di sì. Comunque ci sono questi due, un bagnoschiuma e uno shampoo che ancora non ho usato, però che userò, non so quando, ma li userò. Poi c'è questa crema, però a me piace perché c'ha i brillantini, quindi quando la metti anche al corpo c'è brillantini ed è carino. Poi c'è quest'altra crema, sempre per il corpo, quest'altra cosa dell'Alien che però è un tipo uno shampoo. E poi c'è il mio scatolino della Wacom, che penso che butterò perché non mi serve a niente, e il mio scatolino dell'illuminante, che non butterò perché rimane nel mio cuore. Poi c'è questa cosa che serve per quando ad esempio una crema sta finendo, per spingere il prodotto, e la tengo qua, però in realtà non l'ho usata molto. E poi infine c'è il primer, quello che avete visto
in tutti i video dove uso il primer, questo qua della Revolution, che mi piace un sacco, però non lo uso sempre ogni volta che mi trucco perché ho voglia. Nell'ultimo riquadro tengo, penso, cosa mi è più caro al mondo, le palette. Iniziamo da questa che avete visto nel video dei miei regali di Natale. Poi c'è questa palette che avete visto sempre nel video Beauty Bay. Poi c'è la mia amata Naked It. Poi c'è questo kit, che era un kit che avevo comprato dai primer, che era la tinta e il rossetto. La tinta onestamente mi fa palesemente schifo, però il rossetto è bellissimo e ve lo farò vedere dopo. E poi, che è una matita, diciamo. E poi c'è questa, che ho comprato dai Primark a soli 6 euro ed era bellissima, cioè mi piace. E poi appunto qua c'ho semplicemente questa pochette con dentro, che è ancora il cartellino quando l'avete vista l'ultima volta, dove ci sono dentro dei gioielli. Come vi ho detto prima, i miei rossetti li tengo tutti in questa scatolina, che di solito si chiude, però adesso no, perché ci ho messo questo, che di solito è fuori, che è quello della Nabla, che avete già visto nel video di Beauty Bay, che però devo dire la verità ancora non ho usato per uscire. Questa matita, che è appunto quella del kit di prima. Poi c'è questa cosa che avevo ordinato su internet, che è quella che la metti, si stacca, colora le labbra. Poi c'è questa tinta che è della Pupa, che mi piace, soltanto che non è a prova di kiss, cioè nel senso non si, basta che fai così, te la vedi tutta sfumata qua, non si asciuga. Questi due gloss dell'Avon, che non lo so però quasi mai. Questo rossetto della Essence, questa matita della Wycon, in realtà ce ne sono tre matite della Wycon, forse quattro anche. Queste tre tinte della Wycon, che però non uso più. Questa tinta della Essence, il rossetto dell'Avon. E questo matitone, che era tipo l'OVS, una cosa del genere. Quindi non era Essence, però qualcosa di simile. OVS o Piazza Italia, Piazza Italia presumo. E poi ci sono due pennelli vecchissimi che non uso. Questo qua proprio un pennello vecchissimo. E questo rossetto che io amo. Vi giuro, l'ho messo alla cresima. Vi giuro, era uscito penso con le lellichielli, con le scarpe lellichielli delle Winx. Io vi giuro, l'ho messo alla cresima. Adesso c'è l'ultima cosa, che è questo qua, dove ci sono tutti i miei pennelli. Non sto qua a farveli vedere perché vi ammazzate. Questa qua era tutta la mia makeup collection. E il video è finito. So che non è, non so che cosa, però guardate le mie unghie, quindi meritano. Cioè nel senso, mettete mi piace solo per le unghie, perché sono bellissime e me le sono fatte da sola. Sì, perché qualcosa lo so fare nella vita. Comunque, se il video vi è piaciuto, se siete arrivati fin qui, grazie. Mettete un mi piace, iscrivetevi al mio canale, andatemi a seguire su Instagram e su TikTok. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi. Mi sa che già l'ho detto, però iscrivetevi, perché sennò me la prendo male. Non è vero, non me la prendo male, non me ne frega niente. Questo qua è il video.